Hey peeps, welcome back per un altro Darkest Friday. Siamo pronti per ricominciare, belli caldi. Ho fatto anche un viaggio da solo sti giorni, così. Così, per mescolare un po' le cose e prendere qualche... qualche cosina in più. Per avere un po' di chances extra, perché tanto all'inizio purtroppo le prime run sono sempre così, finché non sblocchi... oggetti e robe varie, trinket eccetera, sughi un botto. Come al solito, se vi piacciono gli RPG siete nel posto giusto, quindi vi invito a seguire il canale. E se proprio, proprio volete aiutare il canale a crescere ulteriormente, potete offrirmi una colazione al mese su Patreon o pigiando qua sotto su abbonati. Che poi hanno fatto sta cosa, abbonati, iscriviti, magari se capisce, uno pigia poi fa. Quindi iscriviti, non vi costa niente, abbonati vi costa 3 euro al mese. Allora, ci abbiamo sempre lo stesso party, tanto raga, non ci possiamo sbagliare. Non li abbiamo sbloccati gli altri. Questo tabernacolo della speranza dov'è che sta? Allora, sistemiamo il tutto. A lui gli va levato questo, gli va aggiunto questo. Gli diamo il malvivente, così a slot 1 fa 100.000 danni. Lui non gli abbiamo sbloccato nulla, ma lo sbloccheremo. Lei le diamo... l'occhio d'aquila è figo, che le aumenta il danno delle robe ranged. L'avevo provata l'altra volta. Adesso vi incuriosisco, vi ingolosisco. Senza questo... quindi perdiamo il fatto che ignoriamo l'armatura. Ma ce l'abbiamo così. La usiamo con, anche col dardo avvelenato sostanzialmente, visto che fa il danno extra con le cose ranged. Perché praticamente quando lei ha occhio d'aquila, le aumenta del 25% i danni delle cose a distanza, diminuisce del 25% quelle di mischia, aumenta il critico di quelle a distanza. C'ha resistenza allo spostamento più bassa, ma ci frega niente. Ah, tra l'altro vedi, da qua possiamo vedere le varie narrazioni, queste le avevamo viste tutte, no? Sì, quindi... no hai problemas. Questa invece non mi piace onestamente. 25 HP extra, buono. Però c'ha sto 50% danni da mischia, la cerusica. E la guarigione aumentata è figa. Però il fatto è che c'ha meno 33% di avvelenare. Quindi sostanzialmente andrebbe giocata con il coltello e in slot 3. Che lo faremo, ma non con questa team comp qua. Con questa team comp qua non ce la vedo io lei così. La vedo bene come così, come rompicoglioni massima che avvelena il mondo, eccetera. Quindi ci sta di usarla così. Però in altre composizioni sicuramente la proverò in slot 3. O anche, no, 2 no, perché gli si eleva il medico, la medicina da battaglia. In slot 3 con il coltello, togliendo esplosione nauseante, granata appestante e magari facendo... mettendo l'incisione e il gas accecante, magari. Il gas accecante pure è potente, c'è da dire. Gas accecante con... magari con qualcuno che utilizza il punto combo sui target dietro con qualcosa di ranged. Mo vediamo. Tanto la lasciamo errante. Raggiungi la seconda locanda. Ci abbiamo tutto setappato. Facci vedere che non voglio far cazzate. No, lui manca. Lui mancano le cose. Le spell giuste. E lui pure ce n'ha tante interessanti di cose. Ce n'ha veramente parecchie di robe interessanti. Però non ci possiamo. Cioè, non possiamo avere tutte le sante cose. Devo dire una cosa, tra l'altro, di questo qua di Darkest Dungeon che mi piace tantissimo, ragazzi. Non so se l'avete notato giocandolo voi o vedendo questo questo let's play, che hanno fatto in modo, già da adesso, il gioco non è ancora lanciato, già da adesso, di poter ottimizzare le spell dei personaggi, le abilità dei personaggi, in base un po' a quello, al team che stiamo runnando. Mentre sull'1, bene o male, c'era quel set di abilità che poi cambiavano le patch, cambiavano le abilità, però cioè, il PG lo runnavi con quelle 3-4 cose che erano quelle rotte, che funzionavano, il resto era merda, no? Invece adesso, diciamo, che ne so, in base alla posizione, alla composizione del party, puoi cambiare le cose. E non di poco, devo dire. E non di poco. Allora, facciamo uno.
All'attaccante che subisce il colpo 33%. Se la fiamma è maggiore. Che cazzo. What? Ah, ok. All'attaccante che subisce il colpo. Che cazzo vuol dire? Non lo so, vabbè. Noi mettiamo i punticini. Aumenta del 40 la resistenza. Questo qua non è che sia un granché. Nella regione approdo più 15 danni. Questo è bello. Però solo sull'approdo. Più 40 resistenza allo stun fino alla prossima locanda. Meh, vabbè. Questi costavano 5, quindi nulla. Questi dovremmo cominciare a farli, ma secondo me bisogna andare parecchio avanti per farli. E glieli prendiamo questi qua a lui. Allora, quando riceve il colpo, 33 abilità urlo. Se inizia il round per primo, coso. Ok. Ok, quest'altro invece è sergente. C'ha meno 20% danni, 100% resistenza allo spostamento. Rinforzo rimuove la debolezza e il danno ridotto. Figo. Ogni alleato all'inizio del turno. Wow, questo è forte il sergente. Poi lui comunque sia, diciamo che sostanzialmente, almeno, ma anche nell'uno, è sempre stato un personaggio che è più un supporto che altro. È un supporto mascherato da prima linea aggressivo, ma in realtà è un supporto difensivo, un po' un tank della situazione. Tra l'altro l'uno, se ce l'avete, non l'avete giocato con alcune mod che sono delle Total Conversion, io vi consiglio di andare nel workshop e dare un'occhiatina, perché ce ne stanno alcune, regà, alcune proprio, mamma mia, golosissime, che aggiungono personaggi, cose, e diventa strafigo il gioco. Veramente, veramente strafigo. 66 resistenza a non so che, mi sa sanguinamento. Questa la diamo subito a Barristan, che è lui che sta davanti. Ah, ci abbiamo pure questo. All'attaccante che subisce il colpo. Quindi al nemico che subisce il colpo. Cioè, non capisco. Facciamo. Non si capisce un cazzo. Allora, mettiamolo qua questo. Poi questo nella regione approdo per 15 danni. Questo qua lo mettiamo dopo sulla cosa. Ok, questo lo usiamo così a buffo. Tra l'altro abbiamo finito Elden Ring. Quando vedrete questo video, sicuramente sarà. Senza sicuramente, sarà già uscito il video della fine di Elden Ring. Se non l'avete seguito, chiaramente se non me ne può fregare nemmeno, andatevi però a vedere l'ultimo episodio. Andate a vedere quello che ne penso del gioco, perché secondo me è una riflessione interessante per certi versi. E fatemi sapere la vostra. Fatemi sapere la vostra. Spero che commentiate, perché è stato una bella esperienza, sicuramente. È un tre critico. Questo mi sa che lo prendo. È un bellissimo gioco. Bellissimo gioco. C'è poco da dire e poco da fare. Che ci prendiamo? Questi soldi tanto vale spenderli tanto, non è che. Tanto vale spenderli. Che c'hanno loro come cose putri qua? Lei anemica, intransigente. Avevo letto transgender, dico, che sta succedendo qua? Meno 15 coso. Porco, più 15 danni, vabbè. Prendiamo queste per dopo. Queste per dopo. Prendiamo anche il whiskino. Io direi siamo a posto. Va, vai. Il collezionista ci ha già convinto. Così in locanda facciamo subito le situazioni positive. Vediamo di far scattare almeno 4-5 tacche per ogni personaggio. Elden Ring è comunque fantastico gioco. Veramente molto molto bello. Io non smetterò mai di ringraziare il Tasters, che me lo ha regalato per giocarlo al Day One. Quindi grazie Dusters, grazie caro. Due zombie facili facili. Perfetto, perfetto, perfetto. Diciamo così, va. Bene, vedete perché vanno usati gli usable sempre. Quelli che buffano, raga, sono importantissimi. Sono la cosa più importante del mondo. Questo implode in un secondo. Vedi che belle saccagnate che tira lei adesso, eh? Bonk. Uccidi. Perfetto.
ci siamo. Così almeno abbiamo preso zero danni, zero tutto. E andiamo in locanda puliti come si deve. Due maestrie, bello. Ci ha dato pure un trinchettino che male non fa. E qui... ah, però questo da meno 2, meno 10 resistenza. Vabbè, sti cacchi, lo mettiamo. Tanto una... tra l'altro lui, aspetta un po'. Diamogli pure questo. Vediamo qui. No, però questo preferisco darlo a Barristan. Sai che c'è. Che lui è più una persona da support. Support. Ci starebbe se in locanda ci avessero qualcosa di buono per la diligenza. Però non abbiamo abbastanza denaro adesso. Quindi mi sa che... mi sa che ha perso ciulo. Mi sa che ha perso ciulo. There are yet places such as this where a little light still gathers. Allora, senz'altro, il crocchino suo lo potenziamo. E che possiamo potenziare? La coltellata di lei. Queste due sono, diciamo, il bread and butter. Che lui dà la pistolata, sposta indietro un target. Quel target lei lo finisce con una coltellata. E via. Che ci abbiamo? Che ci abbiamo? Le lanterne. Le lanterne. Vediamo un attimo. Chi è che ci aveva una cosa positiva qua? Barry sta nel lui. Ok, vediamo se riusciamo a far. No, cavolo. Audrey e Paracelsus, facciamo così. Oh, che sfiga, gli ha dato pure il coso. Vabbè, l'abbiamo riportati a 0, no, a 1. Vabbè, vabbè, niente male. Gli diamo la resistenza allo stun a lui. Dove andiamo? A Prodo o Fetore? Potremmo giocarcela subito, fare Fetore e cercare di fare il boss, eh? Così, a secco. Cosa che secondo me è un mezzo suicidio, però ci possiamo provare. O forse facciamo a Prodo, evitiamo il... evitiamo il... evita l'ospedale, ci dà una cosa, oppure andiamo nudi e crudi e facciamo... non lo so, perché il fetore due volte secondo me non ci capita. Il fetore comunque, rega, cioè, è quello buono, il ragazzino, se lo uccidi hai vinto. Hai proprio fatto. Ti fa il bambinello. Secondo me dovremmo cercare di sculare e farlo più avanti il fetore, perché adesso non è proprio il momento. Facciamoci l'approdo. Cercando di... che in realtà appena candela sti cazzi, raga, sapete che c'è? Io ci vado all'ospedale che li devo curare sti ragazzi. Me ne può fregare di meno. Ci andiamo. Sti cavoli proprio. Noi siamo lì a preoccuparci della cosa. Andiamo, eh. La Prodo. Propriety. Oh, vediamo un attimo che c'è qua, eh. Subito, eh. Vogliono tutti andare all'ospedale. Quanto ci abbiamo? 22. Ci abbiamo abbastanza per togliere una cosa negativa. Il che va bene. Se no ci abbiamo l'oasi. No, non ce ne frega niente, guarda. Tanto ce ne stanno 23 di ospedali in sta missione. Tra l'altro ricordatevi sta cosa. Quando ti dice evita l'ospedale è una mappa dove ce ne stanno 24. Per cui se dovete curare qualcosa a qualcuno, accettate la missione degli ospedali. Questa me la devo ricordare come cosa importante. È importante. Allora, abbiamo ste trappe qua, le posso dare a Audrey e le usiamo pure sti cavoli, tanto... tanto vale usarli, perché te ne droppano in costantemente sti cosi qua, per cui tanto vale. La cosiddetta azione veloce in stile D&D, no? Allora, vediamo chi è che ha gli sturbi peggiori. Lui c'ha fragile, meno 15 HP e quando subisce danni... ok, questo è grave. Ferite purulente, non riesce più a muoversi. Che vuol dire sta cosa? Fauci possenti e ferite purulente? Contro il mangiapeste. Il mangiapeste erano quei cosi del... del fetore, quei cosi tipo... quelli alti col becco strano, con una specie di... inizierà... cavolo, questo è gravissimo, no? Leva questo, cioè, non si può fare. Stanno messi combinati male tutti. Magari andiamo a... speriamo di fare qualche soldino ed andare in ospedale più avanti, perché... c'hanno proprio delle cose brutte tutti. Soldi, soldi, mi devi dare i soldi. I soldi, 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 soldi.
Tra l'altro, raga, vi chiedo una clan action, una peeps action. Questo è un personaggio nuovo, questo coso. Cos'è? Il cappetano. Non voglio sapere quello che fa. Sciottiamo il cappetano quanto prima. Una clan action, proprio il clan dei peeps. Nei commenti fatemi sapere se vi piacerebbe vederlo live Darkest Dungeon, e eventualmente anche quando, immagino la sera, al fine settimana, però comunque sia ve lo chiedo, perché stavo pensando di ricominciare a streamare, però non è che posso streamare Inquisition, perché Inquisition è una rottura di coglioni streamato, al che stavo pensando a Darkest Dungeon, che è il gioco che preferisco. Il gioco che preferisco è che trovo che sia più streamabile tra i vari giochi che ci sono disponibili. Quale riusciamo a shottare? Il capitano secondo me shotta la vita. Facciamo così, va. Il capitano secondo me squaglia la gente. Però è quello che posso... facciamo così, va. C'ha 5. O gli faccio il veleno. 4-10. Tanto comunque non lo uccido. Lo riduco che muore al turno dopo se gli faccio 10. Con questo invece gli faccio 3-6 più il coso. Facciamo così, va. Poraccio, questo c'ha tutto. Sta avvelenato, sturato. Tutte le sfighe della vita ce l'ha lui, poraccio. Boom. Aspettavo di meglio. Ok, lui al prossimo turno è morto. Molto bene. E anche lui è morto al prossimo turno. Chissà se va in Death Door questo qua tra le varie cose. Mi sa di no. Mi sa di no, mi sa di no. Niente Death Door per il cappetano. Droppaci la roba grassa, golosa. Ok, vabbè, meglio di niente. Sapete qual è il problema di sti trinket qua? Che mo ci sto a pensare. Sì, la resistenza al fuoco è bello se vai nella degradata. Però noi dobbiamo andare poi al fetore potenzialmente. Mo ce li teniamo per ora. Che però poi quando andiamo al fetore, lì fanno con facilità l'avvelenamento. E farci avvelenare non è che sia proprio la cosa più ottimale del mondo. Ingresso dell'oblio, il santuario dell'eroe. Vai, vai, facci vedere che c'è stampo. La speranza, il covo a noi qua non ci interessa, però ci interessa dei fight. Il problema è che questo qui non lo riusciamo a fare perché c'è il covo davanti, e quindi sti cacchi. Riusciamo a fare se l'ingresso dell'oblio volendo al posto del santuario dell'eroe, per quanto il santuario dell'eroe pure non è male. E ci perdiamo sto fight qua però, e la candela. Secondo me ci conviene passare tutto a sinistra. Ci conviene passare tutto a sinistra, raga. Non per altro, ma è proprio l'unica. Un po' sfortunata sta zona qua. Pochi combattimenti, molta poca azione. Ma non si sa mai, magari. No, vabbè, quello come cazzo ho fatto a non prendere i mortacci. Maledetto. E ci ha dato il punticino di smaestria. Andiamo avanti. Allora qui andiamo a sinistra, così abbiamo pure il candelino. E questi li aiutiamo come al solito. Niente di particolare. Poi dopo abbiamo un fight. Speriamo che sia un fight goloso. Almeno c'è qualcosa di un po' più croccante del solito. Eccolo qua. Ah no, prima era il fight, okay. Poi dopo c'è la strada libera. Madonna però, raga, a volte il gioco è veramente troppo clemente. Fammi shottastico. 27 io ho fatto questo. Io ho sbragato tutta la famiglia. Gli abbiamo rotto tutto l'albero genealogico in un colpo solo, praticamente. Ma va, caga, questo non muore per un HP, maledetto. Proprio colpito quello sbagliato. Questo mi sa che... No, non è morto.
Cazzeggiamo un attimo, eh. Per tirà un buff extra che magari ci capitava, che dava il punticino in più. Allora questa, raga, per il momento, poi non lo so, le cose cambiano spesso e volentieri. Questa parte, questo primo pezzo all'approdo, vi dico perché non è un granché. Perché uno dice: cavolo, ma sta andando tutto quanto bene, non è ancora morto nessuno, non stanno tutti quanti schizofrenici, terrorizzati, morti, con 3 HP, eccetera, con sanguinamento a zero, cioè... Sì, ma anche no. Per il semplice fatto che... specialmente le prime due fasi, no? Perché sono 4 poi alla fine, prima di arrivare al boss. Le prime due, se sono così uneventful, che non succede nulla, quindi non fai tanti fight, non ti stressi, eccetera, vuol dire che però al contempo non ricevi trinket, non ricevi punti maestria, ninnoli, reliquie e quant'altro. Infatti, cioè, è successo un cazzo in sta parte qua. Ci sta di molto male, secondo me. Vediamo un po' questo che ci dà. Facci tu. Ah no, vabbè, qualcosa di decente ce l'ha dato, almeno le due carte. Queste stanno bene così, che mi devi far venire malattie con sta roba. Che è vero che ti dà la possibilità di un tratto al 5%, ma pure la possibilità che ti viene una malattia, quindi non è un granché. Quindi uneventful as fuck. Io spero vivamente che adesso il baule ci dia roba valida, perché poi abbiamo l'ospedale che non ci facciamo una minchia, e due fight che spero che siano dei fight buoni. Non è male. Ci ha dato un pacco di roba per curare lo stress in futuro, cosa che non ci servirà più di tanto, ma insomma noi la usiamo comunque. Noi usiamo tutto. No, questi vogliono andare al covo, ma non ci conviene il covo di farlo. Cioè, è proprio inutile farlo, non è che non ci conviene. È proprio inutile sto covo qua, perché ci prendiamo... Oddio, però in realtà il trofeo lo puoi usare pure dopo, in realtà. Sì. Il trofeo lo puoi usare pure dopo. Però secondo me ce la rischiamo fortemente, solo che chi sono io per dire no al rischio, no? Ah, lui c'ha questo, lui io gli mette questo, che è meglio, così almeno gli mettiamo 300 di sanguinamento e andiamo speranzosi così. Ma sì, il team vuole, facciamo quello che vuole fare il team. Abbiamo detto che era uneventful la cosa, andiamo a fargli eventful adesso. Però il trofeo mica usiamo questo. No, che a me non mi piace il trofeo di sto boss qua. Tra l'altro poi in realtà possiamo pure vedere come va e non farlo. Ci facciamo i due fight iniziali e ce ne andiamo con loot, è vero, il pontile ieratico. Che poi mi sa live registrando l'abbiamo mai fatto il boss questo qui, mi sa di 9. Mo ve lo faccio vedere. L'ho fatto l'altro giorno off screen ed è un incubo. Crocche che tira lui, pazzesco proprio. Pazzesco. Beh, ma è convenuto. Ovviamente il bambino va distrutto subito prima che faccia cose. Ai. Gliel'avrei dovuto mettere dopo in realtà contro il boss quello, ma va bene così. Questo è morto, il bambinello, il Nebium. Inevitabile che mancasse qualsiasi cosa. Leviamo la fragilità a lui, che tanto viene colpito ovviamente. Eccolo là.
possiamo anche curarlo, ragazzi. Molto bene. Arrivederci. Se no quello poi faceva i, si trasformava, succedevano i pasticci veri. I big pasticcis. What? Non l'ho shottato. Vabbè, uccidiamolo adesso. Che flop, ragazzi. Bello. Vabbè, è morto, a posto. Primo fight è andato mega liscio. Prosegui, fight numero 2, vai, vai. Abbiamo trasformato una puntata in evento. Oh no. No, lo scaricatore di porto, no. Questo, regà, è una merda cosmica sto coso. Allora, il pescivendolo pure non è che scherza, eh. Bello, l'ho lasciato a uno. L'ho distrutto. Buonissima sta cosa. Bello, bello. Molto buono, molto buono. Questo ha accusato la botta. Questa, raga, 15 danni secchi così. Ve lo ricordate? L'altra volta ha fatto 38 danni grittando. 38 è una botta pazzesca. 38 shotterebbe tutti a parte che lui. Sarebbero stati one shottati tutti. 3, questo è morto. Peccato. Vabbè, tanto dovrebbe morire, però. Perché è bloccata la condizione qua? Che sta succedendo? Non lo so, vabbè. Noi lo avveleniamo. Sta tutto rotto questo. Ti prego, uccidilo. Arrivederci. E si cura pure nell'uccisione con la combos. Beh, raga, è stato tutto così facile che io direi andiamo verso il boss. Allora, il boss non mi piace perché da sto trofeo, che a parte mi pare che cambi pure a volte, perché non mi sembra lo stesso dell'altra volta, però 100% di sanguinamento in più, però 100% di sanguinamento subito, che avrebbe senso se facessimo un party con lei, con quella cosa lì che le aumentava il danno delle cose da corpo a corpo, quindi della coltellata, quella che da, e fa sanguinamento con lei al terzo slot col coltello, e con Dismas che anziché usare il colpo normale usa il colpo quello che fa sanguinamento, e magari con altri personaggi che fanno sanguinamento. Infatti vedete, 25% di probabilità di far sanguinare i target. Se stai sanguinando c'è il 20% di possibilità di fare un'azione extra, meno 2 subito dal sanguinamento. È tutto relativo al sanguinamento sto boss. Non mi fa impazzire onestamente, secondo me il trofeo del bambinello è meglio, però vabbè, insomma. Ed è questo, è un cazzo di Kraken che fa un miliardo di danni, sanguinamenti, cose, è un disagio assoluto. Ecco, è un disagio assoluto. Io spero ovviamente di riuscire a distruggerlo presto sto coso. In crisis we can rely only upon each other. Diciamo così, tanto l'avrei mancato comunque. Buono. Buono anche quello. Buono anche quest'altro. Barristano, tu potenzia lui e poi taunta, che te devo dire, zio mio. Fai quello che devi fare, fai il tauntatore pazzerello. Un po' di vita gliel'abbiamo tolta, ma il problema è che praticamente questo fa un po' il calderone, se ve lo ricordate, della... No, proprio lui doveva prendere. Ok, l'ho respinto, che culo. Assoluto culissimo. La shotto questa, mi sa che conviene. Facciamo. Leviamogli sta cacchio di mano. Prima, eccolo, la morì fa la cosa con la mano di merda.
Pesca la gente praticamente. Ed è un po' un problemino il fatto che peschi la gente, vi dico la verità. Vagamente un problemino. Quanto c'ha? 11, 4. Diciamo così, è morta la mano. Non fa il turno. Muore. Ecco, arrivederci. Speriamo che non rievochi un'altra volta la cosa, perché se no è un problema. Mi ha tolto un tocco di vita, che è buono. Fa 37 turni. No! Cazzo. Comunque è un boss veramente infame questo qua, devo dire. Veramente, veramente molto, molto infame. Sul morbo del morbo finché possiamo. Andiamo con i super morbissimi. Taunterino. Buono. Si è fatto un sacco di danni di ritorno. Più che altro, più che il morbo, è il fatto che devo curare. Adesso si mangerà qualcuno. Ah, schiva, schiva. Buono, l'ha respinto. Che culo. No, però così vado indietro. Toccamela io, non, perché sennò mando lei davanti ulteriormente e poi lei non fa più una mazza. Quindi è bene che io faccia questo. Vado a slot 3, che sennò è un problema. No. Buono. Mo lo stress, non possiamo stare lì a ceccarlo, onestamente. Quel critico non era proprio necessario, onestamente. Sarebbe stato meglio menare il boss, ma vabbè. Comunque stiamo messi relativamente bene. Se non facesse 30 turni sto coso, magari. Si è fatto la combo da solo, però. Bello. 8 crit e 10 per 87 turni. Giochiamo hard per un altro turno, sperando di avvelenarlo, e poi dopo comincio a curare, va. Così c'ha un pacco di veleno. Danni extra, ottimo. Otto, c'ha 37, c'ha. Sette danni, dobbiamo fare più danni possibile qua. Mano di merda. Speriamo non prenda lui, perché ecco là. Alla fine l'ha preso, l'immortacci sua ci stava. Bello, meno male che ha crittato, così lo liberiamo subito. No! Che sfiga! Per un HP praticamente sta faccenda. Che sfiga di merda. Mo va in Death Door qualcuno. Vanno in Death Door in due addirittura. Stava eliminata subito. Tre in Death Door ce ne abbiamo. E fa il turno per primo lui. Ci abbiamo due persone che fanno il turno. Dovremmo riuscire forse a ucciderlo in teoria. Forse, forse. 10 HP non glieli toglieremo mai. Curare è inutile perché ho 3 persone in Death Door. Che minchia curo a fare. Vai, vai in Death Door lui. Però un attacco lo fa. Speriamo non uccida nessuno. Bene. Ci ha detto bene. Ah, siamo giocati. A posto. Che fight. Tosto, tosto. Sì, lei, io quel colpo lo dovevo infliggere io. State buona, zia. State buona proprio. Bene, ce l'abbiamo fatta. Il loot mastro, ragazzi. Il loot mastro. Peccato che non ci famo una mazza. Ci abbiamo tutti ultra stressati. Stiamo a 29 su coso. Quindi stiamo combinati veramente malissimo. Loro si sono presi 32 malattie, tra l'altro, tutti quanti. Lei che si è presa?
5%, 2 danni, 5%. Deflagrazione al gale. Si sono presi tutti quanti sta deflagrazione al gale di merda, vabbè. La torcia 94. Aspetta, usiamo questi. Questi qua sono belli, bella roba che aumenta, aumentano tutte quante le cose. Sarebbe buono avere la possibilità di destressarsi subito, ma non è così. Ragazzi, andiamo, andiamo a sinistra, sennò Barristan impazzisce. Facciamo il fight quello semplice. Che il fight quello complicato lo lasciamo per poi. Non ci interessa perché stiamo combinati malissimo. Allora, tanto qualcuno impazzirà sicuro. Ho la quasi certezza che qualcuno impazzirà. Oh no, la massa di bambinelli qua, aiuto. Almeno due ragazzini qua li leviamo dalle palle, sicuro, perché uno lo scoppio. L'altro lo uccide lui e gli altri si cominceranno a trasformare. Oddio, in realtà... Mi conviene, meno mi conviene levare lo stress, mi conviene levare lo stress, ragazzi, ve lo dico. Questi mo si incubano. Ma vaffanculo, mi ha respinto il coso. Che sola assoluta. Che sola assoluta. Vediamo sti dodge che sono problematici. No, si è rifullato. Ma vaffanculo, gli è venuta la crisi. No, vabbè. Ma va cagheua. Sciocchiamo almeno questo che c'ha il critico. Lo leviamo dalla picture subito. Ma che ho fatto? Ma ho cliccato la cosa sbagliata. No. Ma avevo cliccato l'oggetto, non lo spostamento. Vabbè. Porco due, mo si evolve pure questo. Ecco, pure punto di morte. Vai, andiamo, va. C'ho le bende con lui, ma... Ma i mortacci di Pippo, va. Guarda se deve crepamo, eh. Quanta vita c'ha sto coso? Oh, ok, questo muore al prossimo turno. Levagli il sanguinamento, per favore. Per l'amor del cielo. Ma questo ha rosicato, ma non è vero che ce n'avevi bisogno, maledetto te. Spasticone che non sei altro. Quasi Death Store, quanto è rimasta? A 2, niente male. Ok, quello l'abbiamo levato dalla picture. Possiamo fare solo questo. Vabbè, regà, questo sta rosicando come i pazzi, non ce la fa più. È troppo stressato il ragazzo. Boom, vai, meno male. Sanguinamento tanto per cambiare. Datte una bella curatona tu. Anche se lei l'avrei dovuta mettere davanti, devo dire. Facciamo così, così gli levo sta guardia fetenzia e lo scottiamo se tutto va bene, ma... Fight per quella cazzata che ho fatto io, che ho spostato Barristan anziché usare la, lo usable. Limortacci mia. Limortacci mei. Ho fatto proprio una gran cagata lì. Allora, queste dei sanguinamenti extra, raga, non lo so, cioè no, non me ne può fregare
proprio di meno, onestamente, di sta roba del sanguinamento extra. Vi dico la mia. Vi dico la mia, secondo me queste qua sono proprio useless come cosa. Beh, siamo arrivati, dobbiamo fare l'ultimo fight del terrore e ce l'abbiamo fatta. Siamo un po' messi male a livello di stress, però per il resto siamo vivi, si potrebbe dire. Se non altro è diventata eventful da un attimo all'altro. Abbiamo battuto il Kraken, che non è stato facile, siamo tutti ammalati, imputriditi all'infinito. Questo si è preso pure la sifilide, mannaggia la puttana. Dobbiamo sperare vivamente in un ospedale alla prossima zona, e dobbiamo andarci assolutamente a curare i boys, perché stanno tutti distrutti. Stanno veramente distruttissimi. Il bastione dell'oblio. Vediamo un po'. Ah, ok, non è un fight difficile, meno male. Però c'è questo schifo d'uomo che c'ha il coso. Facciamo così. Giochiamocela safe. No, hai problemas. Eh no, è lì però ci stava il dodge, voglio... Che stiamo facendo? Questo c'ha quel dodge di merda, farlocco, questo qua. Proviamo a shottare questo un po'. 4 danni, what the frux, che è successo? Vediamo ste schivate a tutti. Facciamogli fare il loro turno. Fedenzia, questo va ucciso, che è quello che fa le curette, le robe varie fastidiose, i buff e tutto. Vai, un po' di... Madonna, what the frux? Gli ha fatto tutto. No, no, ma che sfiga di merda. Tocca fa così. Ma questo c'ha la guardia, critto sulla guardia, gli faccio 2 danni. Vabbè, niente, deve andare in death door questo, non ho capito. Colpisce lui, ma... Mamma mia, questo lo dobbiamo... No, vabbè, gli ha fatto tutto quello che gli doveva fare, gliel'ha fatto, maledizione. Vabbè. Ovviamente più di tanto non gli potevamo fare. Compassion, quiet, the howling mind. Mamma mia, che situazionaccia. Lui mo impazzisce sicuro. Eccolo. Meltdown. Ai ai ai, no, è andata in crisi assoluta, vabbè. Irrequietudine. Questo non è buono manco per niente, che alla prima botta ci abbiamo l'irrequietudine tra uno e l'altro, vabbè. Poteva andare peggio, però, insomma, potevamo essere tutti morti. Ma mo lui deve fare il turno per prima andare in Death Storm, porca miseria, lezza. Con chi è che c'ha l'irrequietudine? Non mi ricordo. Vabbè, mi curo. Faccio la combo, mi curo. Te devo dire. L'ho mega curato a lui, eh. Eccolo là. Abbiamo tolto una delle situazioni crude. Posso giocare al giochetto. C'ha un HP sto coso. Lo devo uccidere a tutti i costi. Sto fight ci sta a costare la vita. Ah, è vero che va in punto di morte sto schifo d'uomo lurdo. No. Oh mamma mia, che situazione allucinante. Dai. Che sfiga di merda.
Tanto questi, una volta che abbiamo levato questo qua che fa danni, bene o male sono finiti, però... Niente, vabbè, questo non vuole morire, dobbiamo rimanere qua per sempre. E dai, no? Abbiamo dovuto sprecare 8 turni per uccidere st'affare. Questi fanno poca roba adesso, però comunque... Comunque non è divertente. Non posso fare... Ah, perché è invisibile, fantastico. Posso solo fare questo allora. Posso solo attendere. Però comunque lei in punto di morte col fuoco addosso, per rischio che muoia, ce la mettiamo, perché non è che giochiamo, eh. E fa anche il turno prima lei, peraltro. Guarda se mi deve morire. Tra l'altro tutti hanno una buona chance di crepare qua. Speriamo non lei. Spero vivamente non lei, perché se crepa lei è un po' un problema. E non c'ho proprio nulla per evitare che accada. Assolutamente nulla. Devo solo sperare che non succeda. È successo. Ma cazzo, andiamo avanti senza il curatore, mo, maledetto. Maledetti voi, brutte bestie di Satana. Bim, disciolto. Dobbiamo sperare che ci arrivi il coso in team. Non so neanche se ci arriva qualcuno, visto che non ci abbiamo nessun personaggio sbloccato. Forse il Bounty Hunter. Bello, bello, questo ci voleva. Vabbè, sto fight lo riusciamo a fare. Però sono curioso di capire chi cavolo ci viene con... No, ha missato, è vero. Questa cosa è pure fatta bene, il fatto che missa, perché in effetti è un attacco. Diciamo che ci ha detto abbastanza male su sto combattimento qua finale. Però comunque l'abbiamo sfangata. Mo sono curioso di vedere. Ci ha dato un bel po' di roba. Io ho fatto subito skip per non vedere niente qua, ma ci ha dato un bel po' di roba. L'attaccante che subisce il colpo, può essere che gli mette il coso. Questo cos'è? Resistenza, meno no, butta via. Questo qua, inizio del turno, se c'è il sanguinamento stress, più 50 resistenza al coso. Con oggetto macchiato in uso, più 50% danni, meno 33 HP massimi. Questo, raga, è troppo. Cioè, oddio. Mi sarei forse dovuto tenere l'oggetto macchiato, vi dirò di più. No, però no. Troppi HP in meno è grave. Questo è buono. Questo è buono su... Non lo so, lo metto a lei. Vediamo che succede. Bisogna pure buttare qualcosa. Questo. Andiamo. Che situazione. Vediamo chi è che ci dà adesso nel party. Tra l'altro adesso voglio, prima che finisca la puntata, voglio provare a fare tutte quante le cose che bisogna fare per mettere in ordine i personaggi, eccetera. Voglio vedere se quando relogo me le salva, perché mi pare che l'hanno fissata sta cosa in realtà. È stata dura, ragazzi. Stata dura. Ho voluto che fosse dura, poteva essere facilissima, ma la via facile non ci avrebbe dato tutti sti trinket e tutte ste cosine per andare avanti. No. Apposta così. Quindi rimani in tre, rimani se fai così. Vabbè, siamo destinati a crepare sostanzialmente, vabbè. Siamo assolutamente destinati a crepare tutti. Non male. Quindi se non hai sbloccato gli altri personaggi, il gioco ti manda avanti così. Sì,
Secondo me, raga, ci conviene ottenere la speranza e andare avanti. Ci prendiamo sti 12 punticini di speranza e ce la giochiamo safe. Anche perché io non credo che riusciamo ad andare avanti con tre. Peccato perché la spedizione era partita bene. Potremmo andare avanti, ma se andiamo avanti andiamo a crepare sicuro e non troviamo un'altra persona così a buffo, perché le persone ti arrivavano nella locanda, ma si vede che arrivano solamente se tu le hai già sbloccate. Quindi dobbiamo arrivare fino in fondo con 4. Ma niente, raga, otteniamo la speranza. Prendiamo sti 12 punti e portiamo a casa, secondo me è buono. Così almeno la prossima settimana ricominciamo belli fresh e ritentiamo la sorte. Io, raga, se siete arrivati fino a qua vi ringrazio tantissimo. Ci vediamo la prossima settimana per un altro Darkest Friday. Dale tutto, bella pips, e alla prossima. Ciao.